ciao a tutti ragazzi, bentornati al canale Giacone X Svampo. Come da descrizione vi facciamo... Attenzione, stasera non c'è Giacone, siamo solo io e Visello. A casa sua. Come da descrizione vi facciamo vedere la boxettina che è di Jack Vapor in collaborazione con The Vaping Gentleman Club. Ho portato le birre. Mi è arrivato Giacone. Eccoci qui con l'unboxing della VCG 75 di Jack Vapor in collaborazione con The Vaping Gentleman Club. Nella parte frontale abbiamo la box e la scatoletta con la definizione. Nei lati, simbolo smaltimento c'è vietato ai minori di 18 anni. Il simbolo della bandiera dell'Inghilterra, perché il produttore è inglese, disegnata in Inghilterra da Jack Vapor. 75 watt, Evolve DNA chip e controllo di temperatura. La box che faremo vedere dopo. Qui un classico cavetto USB e il librettino di istruzioni. È rifinita molto ma molto bene. In questo lato vediamo il disegno di Vaping Gentleman Club e VCG 75. Il materiale, se non erro, è in lega di zinco. Qui vediamo la scritta Series B DNA 75 watt. Il pin è flottante e la box può supportare fino a un massimo di 23 mm diametro degli atomizzatori. Prima, se non mi sbaglio, la versione precedente arrivava fino a 22. Un bel tasto di accensione e i tasti più e meno, unico, però si schiacciano sia a destra che a sinistra. Classica porta USB e sotto abbiamo la scritta Series BDNA 75 disegnata da Jack Vapor. Lo sportellino si apre lateralmente ed ha due bei magneti che vanno poi ad fare contatto in questi altri due sulla box. Come vedete si chiude perfettamente. Inseriamo una batteria, dove io sto usando una vecchia VTC 5 proprio per testare la durata di una batteria vecchia su un prodotto nuovo. Qui davanti nel display abbiamo uno schermino fumé. Accendiamo la box, simbolo VCG 75, e adesso senza atomizzatore, rimasta ancora con la vecchia impostazione di quando io la stavo usando con un cavo NIFE 48. Le righe che vedete qui nel display è solamente la telecamera che le procura. Se noi mettiamo un atomizzatore, sto inserendo un Penodat, come vedete è preciso, perfetto. Le funzioni della box, come conoscete bene il DNA, sono sempre le solite. 1, 2, 3, 4, 5 si blocca, quindi non eroga. 1, 2, 3, 4, 5 la box eroga. La bellezza di questo prodotto è che ha già incorporate nel software, quindi se volete con Scribe potete benissimo andare a fare i vostri smanettamenti e cambiare le impostazioni, ma per come la sto usando io non ce n'è assolutamente bisogno, perché in automatico ha già impostato il riconoscimento del SS304, SS316, NI200, Titanio, NIFE 30 e NIFE 48, e in più hanno aggiunto questa chicca che riconosce anche le coil di Builder & Co, che se adesso riesco a farvi vedere, ecco qua. Allora, NIFE 48 è l'impostazione 1, eccola qui, Builder & Co, che è un builder di coil che produce coil complesse in NIFE 48. E poi abbiamo il controllo di temperatura NIFE 48, controllo di temperatura NIFE 30, controllo di temperatura controllo di temperatura NI200, titanio, TCSS 316 e 304 e Watt. Io la lascio in NIFE 48 perché la stavo usando così.
Tutti i valori preimpostati sono stati presi dal sito ZVIPF, che è un famoso sito che vende cavi e vi permette appunto di impostare le vostre box con il TC. Cosa vi posso dire ancora? Che l'ho provata con altre batterie, le VTC-C5A, e la batteria dura decisamente tanto. Io con questa adesso la sto usando da un paio di giorni e non siamo neanche a tre quarti. Penso che con 4 giorni glieli farò tranquillamente. L'erogazione è veramente eccezionale, perché in automatico si regola i watt a seconda dell'esigenza del riscaldamento della coil, il bel display fumé che vi dicevo prima che va a coprire lo schermo, e niente, a questo punto potremmo quasi vederci in faccia con la visione dall'alto. Una bella box comoda per l'impugnatura, un po' pesantina per la carità, per quello che c'è già incorporato all'interno, quindi il software col DNA, tutte le varie impostazioni per le coil preimpostate prese da ZVIPS, quindi se volete potete ancora andare a mastrozzare con lo Scribe senza problemi, ma prendete, mettete l'atomizzatore o col NIFE 48 o col titanio, con l'acciaio, quello che volete, anche con le coil di Builder & Co, lei le riconosce e dovete solo svapare, è uno spettacolo. Io devo dire che, avendo avuto una DNA, ovviamente una DNA normale, c'erano i classici profili che ci sono su tutte le DNA: Power, NI, T, quindi NIFE 100, titanio. Però se voi siete appunto svapatori di controllo di temperatura un po' più avanzati, che quindi usate il NIFE 48 oppure lo zirconio, il NIFE 30, qui avete già i profili precaricati senza dover andare su Steam Engine, cercare il valore del cavo e tramite il cavo USB caricare il vostro profilo sulla DNA. Molto molto comodo. La box veramente veramente bella. Siete bravi. Bella, bella. Sei bravo. Scusate, vado via, ciao. Questa satinatura è veramente eccezionale. Comodissima, perché comunque anche se è bella pesante, in mano ci sta da Dio. Belle impugnature. E impugnate così, quindi voi schiacciate qua. Adesso ovviamente con il Penodat diventa un cannone, perché il Penodat è molto lungo, però ho provato a metterli sopra il Galaxy Vapefly, diventa una boxettina piccola, comoda, anche da tenere in tasca. Poi il DNA è il DNA, non andiamo a raccontare il segreto dell'acqua calda. Chi lo conosce lo sa che è un ottimo circuito e lavora eccezionale, no? E lavora bene. Niente, cosa possiamo dire? Bravi, bravi ai signori Vaping Gentleman Club che hanno deciso di far fare da Jack Vapor questa box marchiata da loro. A me piace molto, la uso non tutto il giorno perché preferisco non portarla più a lavorare, perché l'ho già portata e purtroppo qualche segno sono riuscito a farglielo. Come tutte le volte che io compro un prodotto di qualità, lo devo sempre o rigare o segnare. E se volete una bella box in DNA, con DNA 75, io ve la consiglio. Straconsigliato. Cosa c'è da dire? Sei venuto giusto per dire, per fare la conclusione. Bene. Ma cazzo, ma sono due coglioni, sempre le stesse cose. Ho mandato a cagare, basta. Con questo concludiamo e mi raccomando, seguiteci su tutti i nostri social. Firmate la petizione, che è molto importante. Firmate. Fate firmare tutti i vostri familiari, anche se non svapano. Ci vediamo al prossimo video, che non sappiamo qual è, con l'ultima svapata del visello. Va bene, ciao.